Un ragazzo a New York, la vera storia di Giorgio Sanfelice, è il primo romanzo di Alessandro Campagnolo, avvocato salernitano che ha deciso di cimentarsi con la scrittura. Nel suo romanzo d'esordio, Campagnolo affronta diversi temi: un malessere precoce, un'ossessione per il denaro, il sesso, i disvalori che riempiono la vita del protagonista. New York semplicemente perché dopo essere stato lì in viaggio poi mi è sembrata la location ideale, perfetta per ambientare questo romanzo che ha come protagonista questo personaggio, ha dei numeri tutti suoi, una sua voglia di esprimersi in maniera abbastanza istintuale, commette tanti errori, però allo stesso tempo questi errori gli servono per crescere, diciamo, e quindi per fare la sua esperienza di vita, il suo sviluppo esistenziale. Un ragazzo a New York che cerca di essere chi non è in una grande mela idolatrata, contrapposta ad una Napoli calorosa e sottovalutata. Alla presentazione del libro, oltre all'autore, fra gli altri l'editore Giuseppe De Nicola, il giornalista e critico d'arte Claudio Caserta e il docente di diritto processuale amministrativo Gerardo Marenghi. È un immigrato tra virgolette particolare, no? Possiamo dirlo. Insomma, sì, perché non è il solito immigrato comunque dell'epoca post bellica, ma appunto è un immigrato un soggetto talmente sui generis, perché è un napoletano che abita a Posillipo, ricco, quindi si butta in questa in maniera estemporanea, diciamo, in questa avventura, nel sogno di realizzare tramite la borsa di corsi il suo sogno di arricchimento, che poi capisce che a un certo punto vacilla questo sogno per vari motivi. È un messaggio che rivolgi anche ai giovani? Assolutamente sì, la voglia di improvvisare tra virgolette ci deve essere, nel senso che secondo me bisogna rischiare nella vita, però allo stesso tempo non eccedere in questa improvvisazione che può appunto portare a delle aberrazioni.